effettivamente dall'installatore. C'è anche una finezza in più, perché gli elettromeccanici hanno una regolazione che tipicamente va da 5 a 10, se invece utilizzate, passa all'interruttore di tipo elettronico per avere una regolazione ulteriore. Noi abbiamo preferito lasciarlo separato perché c'è una differenza sostanziale di costo tra i tre meccanici e gli elettronici, quindi il progettista deve sapere che alzando questo flag a livello di impianto rischia di avere, sì, non utilizzare moduli differenziali, però avere oggetti sicuramente più costosi. Poi la stessa cosa per la termica, di default lasciamo a corrente nominale IN, se però invece dobbiamo ottimizzare il progetto possiamo anche qui regolare la termica, e quindi il T-System Auto in fase di calcolo utilizza la IR e non la IN, ed è un'altra differenza sostanziale. Poi vediamoci un'altra cosetta. Sì, vediamo se qua, visto che abbiamo parlato di prezzi, ecco qui vedete, questo è il prezzo di questo interruttore, quindi va bene, è un 800 A, ha un relè differenziale, il G701, quindi è un oggetto di un certo tipo, e qua facciamo vedere il listino direttamente a video. Nel 7 ci avevamo provato ma non era riuscito, ci sono ancora delle migliorie da fare, perché quando questo articolo è composto da più di due oggetti, stiamo ancora facendo delle migliorie. Comunque questo qua è già il prezzo dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Poi se ci sono degli accessori, ad esempio qui abbiamo segnato 7555, allora qui mettiamoci un motore, vediamo se apparecchi, vedete questo qui non lo vede, vedete, voglio fare questa miglioria, cioè non ho ancora il prezzo degli accessori, quindi questo è il prezzo dell'apparecchio ma non degli accessori, quindi vorrò sicuramente fare questo ulteriore improvement. Però già rispetto a 7 diamo un'indicazione, questo ha un prezzo, se tolgo il modo differenziale ho sicuramente un altro prezzo. Invece vi avevo fatto vedere nei dati quadri la differenza più grossa, e poi dai, dovremmo esserci. Non vi voglio tenere di più. Ecco, questa qui era un'altra differenza che col 7 non c'era, quindi chi voleva completare il report mettendo tutti i dati tecnici doveva scriverlo a mano. Però è una novità anche di qualche mese di System 8, quindi è recente anche questo qua. Io direi perfetto, visto che abbiamo raggiunto le 19, dai, se non ho risposto alle domande, vi chiedo gentilmente di compilare il calendario, poi vi invito a controllare l'Academy e il calendario corsi, perché a giugno farò ancora due webinar. Quindi vi auguro una buona serata. Thank you.